Su economia e lavoro abbiamo fatto molto, ma dobbiamo fare molto molto di più. Penso innanzitutto alle industrie e alle imprese del nostro territorio, penso ai piccoli produttori che ci sono in Lombardia, penso alle grandi imprese che ci sono. Io ho visitato la Embraco, ho visitato Pernigotti, ho visitato la Polioli a Vercelli, così come penso alle nostre produzioni tipiche, a chi produce formaggi nelle nostre regioni, a chi produce il vino, a chi produce l'olio e le olive. Ma penso anche all'importanza di due porti strategici come quello di Vado, Savona, e quello di Genova, porti su cui noi dobbiamo puntare moltissimo. Su economia e lavoro c'è molto da fare, puntando soprattutto sui giovani e puntando ad avere anche delle garanzie sociali per i giovani quando rimangono senza lavoro. L'Europa deve vincere questa sfida con un'assicurazione europea contro la disoccupazione e degli incentivi, soprattutto alla ricerca e soprattutto alle imprese innovative che sono presenti sul nostro territorio. Inoltre io voglio ottenere due grandi risultati nella prossima legislatura. Da un lato, una direttiva europea sulla responsabilità sociale di impresa. Significa che un'impresa deve farsi carico anche del territorio e quando decide di chiudere in un territorio deve pensare alle ricadute ambientali e soprattutto alle ricadute sociali. In secondo luogo, quello che voglio ottenere è un'armonizzazione del fisco all'interno dell'Europa, perché noi non possiamo pensare di avere degli stati membri che facciano concorrenza all'Italia, alla Francia o ad altri paesi. Le nostre imprese devono rimanere sul nostro territorio senza che ci sia concorrenza da parte di altri stati sul fisco e sul lavoro e sul costo del lavoro.